Salve a tutti, la taverna della Contrada di Porta Vecchia è lieta di presentarvi i suoi piatti di punta. La nostra taverna si caratterizza proprio per un'offerta molto ricca di piatti rinascimentali. Trovate alcuni piatti tutte le sere fissi ed altri che invece cambiano grazie alla sapiente premura della nostra lady chef Luciana. Il piatto che andiamo ora a presentare sono bavette che noi abbiamo dedicato ad Olimpia Orsini, mamma del principe Federico Cesi. Quindi sono le bavette di Olimpia Orsini. La bavetta è non spaghetti o altra pasta lunga, perché è particolarmente adatta la bavetta a raccogliere il condimento che adesso vi andremo a raccontare. Le bavette vengono condite con del petto d'oca tagliato a listerelle, che viene mantecato con abbondante burro e dopo averlo fatto cuocere e ammorbidire anche con il burro si buttano direttamente in padella le bavette e si fanno saltare fino a che non hanno raggiunto appunto una consistenza e morbidezza. Si aggiunge un cucchiaio di panna o quella che è necessaria per il quantitativo delle bavette, le quali poi vengono poste su fette di prosciutto nostrale del nostro territorio e chiuse in questa specie di fagotto. Vengono inoltre spolverate sia quando prima di essere chiuse che dopo per la presentazione del piatto con dei semi di papavero. Questo è il piatto finito che vi abbiamo appena raccontato e il risultato finale non solo bello, originale da vedere, ma anche molto gustoso grazie agli ingredienti sapientemente scelti dalla nostra Lady Chef che tutte le sere nella taverna di Porta Vecchia vi proporrà un diverso piatto rinascimentale, ovviamente aggiornato al gusto moderno per evitare eccessi che invece nel Rinascimento erano molto graditi. Il secondo piatto che vi presentiamo come Contrada di Porta Vecchia è la costata principesca. Si tratta di una costata di suino all'incirca di 800-900 grammi che viene preventivamente opportunamente pulita, sgrassata, lavata con del vino bianco e poi insaporita con aglio, pepe, sempre un pochino di vino, come dicevo, e una mistura che qui non vedete di spezie aromatiche ed erbe di nostra invenzione. La costata così lavorata viene posta in forno per circa un'oretta e diciamo viene poi tolta di nuovo dal forno per essere asciugata dopo aver diciamo epurato l'umido della carne, viene messa ad asciugare sulla griglia e a fuoco vivo e di nuovo insaporita con una salsa sempre di nostra invenzione a base di aceto balsamico ed erbe aromatiche e spezie, una mistura dei nostri maestri cuochi. Dopo tutta questa lavorazione, questo è il risultato, questo è l'impiattamento della costata principesca che viene accompagnata, come era in uso nel Rinascimento, con erbe aromatiche, frutta, meglio se anche esotica, come era all'uso nel tempo, proprio perché la carne veniva lavorata con frutte, spezie che venivano soprattutto dalle Americhe e che in qualche modo davano il senso dell'importanza del principe che offriva il banchetto e quindi più erano speziate, più c'era impiattamento con frutti e animali esotici e più alto era il livello sociale del principe che offriva il banchetto.
Vi aspettiamo quindi alla Festa del Rinascimento di Acquasparta dall'8 al 23 giugno per assaggiare queste prelibatezze, accompagnate ovviamente da buon vino e dalla birra di Porta Vecchia.